In questo video svilupperemo il nostro primo programma Java, il programma Hello World. Questo programma non dovrà fare altro che stampare sullo schermo la scritta Hello World. A questo punto, supponendo di aver installato Pexpad, procediamo a creare una cartella sul nostro disco, chiamandola Hello, e apriamo l'editor di testo. Prima di scrivere il codice, è bene configurare il programma con alcuni aspetti grafici. In particolare, può essere molto utile visualizzare le righe del testo. Per fare questo, andiamo sul menu Configura, selezioniamo Preferenze, Visualizza e spuntiamo la casella numero righe. Facciamo Applica, OK, e viene visualizzato subito il numero della riga corrente. Inoltre, per migliorare la visualizzazione di questo video, bene anche aumentare la dimensione del font utilizzato. Andiamo sul menu Visualizza, proprietà del documento, carattere e settiamo il numero di punti a 15. Adesso possiamo procedere con lo sviluppo del programma. Svilupperemo una classe che si chiama appunto Hello World. Ogni classe ha un fattore di visibilità, in questo caso sarà public, a indicare che la classe può essere utilizzata da chiunque, la parola chiave class, il nome della classe Hello World e una coppia di parentesi graffe che si può ottenere utilizzando la sequenza di caratteri Shift, Ctrl-Alt, parentesi quadra aperta e parentesi quadra chiusa, rispettivamente per la graffa aperta e la graffa chiusa. Oppure è possibile utilizzare il pannello dei caratteri ANSI messo a disposizione da Textpad. Basta selezionare il codice 123 per la graffa aperta, 125 per la graffa chiusa. A questo punto è necessario scrivere il metodo main, la cui intestazione è public static void main string args graffe. Il metodo main deve essere presente in qualsiasi programma Java che si vuole eseguire. E la sua intestazione è sempre questa, quindi sarebbe bene impararla a memoria perché sarà necessario ripeterla in ogni programma che faremo. Queste parole chiave hanno il seguente significato: public, anche come il caso precedente, sta a indicare la visibilità. Questo metodo è pubblico, può essere utilizzato da chiunque. È statico, cioè non è soggetto a modifiche, è un elemento statico. Void è il tipo restituito, in questo caso non restituisce nulla, main è il nome del metodo, string args sono i parametri che noi passeremo al nostro metodo. Questo è un array. Per il momento questi valori ci possono essere sconosciuti, difficili da comprendere, comunque saranno più comprensibili in seguito. All'interno del main inseriamo il codice per stampare su video. System.out.println è il nostro messaggio. Hello world. Punto e virgola. Qualsiasi istruzione all'interno di Java deve terminare con punto e virgola. System.out.println è il comando che serve per stampare su video. In seguito vedremo che cosa significano queste parole. Salviamo il nostro programma che dovrà in un file che dovrà avere lo stesso nome della nostra classe, in questo modo. Il tipo di file sarà .java. Salviamolo nella cartella che abbiamo creato precedentemente e vediamo che Textpad provvede a colorare il codice
con le caratteristiche impostate per i sorgenti Java. A questo punto, per eseguirlo, è necessario innanzitutto compilarlo, ossia generare il codice bytecode. Per fare questo, andiamo a strumenti e premiamo compile Java. Nel tab risultato comando, TextPad ci dice che tutto è andato correttamente. Se andiamo nella cartella, è stato creato, oltre al nostro sorgente, un file che finisce con .class. Questo è il nostro sorgente bytecode. Per eseguire il programma, basta andare su strumenti, run Java application e ci viene stampata la nostra stringa. In alternativa, è anche possibile utilizzare il comando javac per compilare e java per eseguire. Per fare questo andiamo nel prompt dei comandi, andiamo nella cartella del nostro codice, c hello, e utilizziamo il comando javac asterisco punto java per compilare tutti i sorgenti, tutti i file che terminano con .java. Premiamo e è tutto ok. Per eseguire, utilizziamo il comando java e il nome del sorgente, hello world. E ci viene stampata la nostra stringa.